Mentre vanno via, vogliamo fare un applauso a chi ha collaborato, perché ragazzi, avete mai lavorato con i bambini? Avete mai provato a lavorare con i bambini? Vi invitiamo a farlo, perché sperimenterete una gioia incredibile e soprattutto la pazienza che aumenta. Pensate, veramente, accomodatevi, un po' su, un po' giù. Adesso dovrei predicare sull'arca di Noè. Invece credo che sia importante comprendere altre cose. Mi piace pensare a qualche proverbio che abbiamo ascoltato tante volte. Chi trova un amico trova un tesoro. È vero? Chissà perché chi trova un amico trova un tesoro. Forse perché sono rari. E questo è un proverbio benevolo verso gli amici. Poi c'è l'altro un po' più cattivello che dice: dai nemici mi guardo io, ma dagli amici mi guardi Dio. E anche questo chissà perché, forse perché non esistono tanti e veri amici. Ma sapete, nella Bibbia ci sono delle esperienze di grande amicizia e anche Gesù aveva degli amici. Però pensate all'esperienza di amicizia tra Jonathan e Davide. Conoscete la storia? Il re Davide, il futuro re, Jonathan che era il principe, il figlio del re Saul, che sarebbe dovuto diventare l'erede al trono e che rinuncia al trono per amore di Davide, per l'amicizia e il sentimento che lo aveva legato a Davide. E quindi sono diventati grandissimi amici, tanto è vero che dopo questa rinuncia Jonathan aveva sfidato addirittura il padre, perché avvisava sempre Davide quando il padre voleva fare fuori Davide. Amicizia, amicizia stretta anche con un patto. E l'amicizia è una cosa veramente importante, veramente rara. E se Gesù aveva degli amici, questo ci fa comprendere, poi lo vedremo, che l'amicizia è importante. È veramente importante. È importante avere qualcuno con cui condividere il nostro cuore. È importante avere una persona affidata con la quale poter parlare. È importante avere qualcuno al quale raccontare le cose che conosciamo, renderlo partecipe delle cose che conosciamo senza avere il pericolo che magari dietro ci pugnali. E sapete, Gesù aveva degli amici, possiamo vederlo in Giovanni al capitolo 15. Ci siete? Fate una cosa, alzatevi un attimo in piedi. No, sto scherzando, state lì. Ho visto che lei però è pronta, Appena ho detto così, Frick è saltata su, brava. Energia, forza, Spirito Santo. Giovanni, capitolo 15, dal verso 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Amen. Vedete, è inutile che vi spiego, oggi voglio parlare proprio dell'amicizia, però Gesù aveva iniziato in Giovanni 13 a chiamare i suoi discepoli servi. E in Giovanni 13 c'è quel bel esempio che Gesù aveva dato, no? Con il lavaggio dei piedi, e gli aveva spiegato che cosa vuol dire essere servi. Poi qui li chiama amici, e poi vedremo che in futuro, dopo che è risorto, li chiama fratelli. Quindi è stato un susseguirsi, da servi i suoi discepoli sono diventati fratelli. Però io voglio parlare proprio degli amici, quindi il fatto che poi diventarono fratelli di Cristo lo vediamo un'altra volta. Ma
Cosa dice? Che li erano diventati amici perché aveva condiviso con loro le cose preziose che conosceva. Dice, tutte le cose che udite dal Padre mio, io le sto condividendo con voi, io vi sto facendo conoscere quello che c'è nel mio cuore. Ecco che qui l'amicizia diventa importante, far conoscere all'altro, a quello che è veramente amico, quello che c'è nel nostro cuore. Ma prima di fare questo abbiamo bisogno di dimostrare qualche altra cosa, il nostro amore. Perché prima di avere un rapporto di amicizia bisogna che il nostro amore sia evidente, sia chiaro, sia palesato. E in effetti un passaggio è quando lui fa un'affermazione di questo tipo, giusto prima, e dice «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore». E questo è meraviglioso perché ci fa vedere l'affermazione della grazia. Quando lui dice «Come il Padre ha amato me, che sono il degno per eccellenza, così io mi impegno ad amare voi che siete indegni». E questo è un amore incredibile della grazia di Dio. Noi non siamo bravi ad amare Dio e non lo ameremo mai abbastanza. È Dio che è stato bravo ad amare noi quando non ce lo meritavamo. È Dio che nella sua immensa grazia ha scelto di amarci e ci ama e ci continua ad amare. Nonostante i nostri fallimenti, nonostante quello che siamo, nonostante quello che pensiamo, Lui continua ad amarci. E ci ama non perché siamo migliori degli altri, Lui ci ama punto e basta, ci ama non perché facciamo qualcosa meglio degli altri, perché preghiamo più degli altri, perché veniamo in chiesa più degli altri, perché leggiamo la Bibbia più degli altri, Lui ci ama punto e basta. E questo è il suo immenso amore, perché Lui non ha amore, Lui è amore e nel suo amore ci ama. E Gesù dice ai suoi discepoli, ragazzi guardate come il Padre ha amato me e io sono degno di essere amato perché Lui era Dio, era il figlio di Dio, così io amo voi. Cioè lo stesso tipo di amore, la stessa condizione di amore, quell'amore incondizionato che ama senza pretendere niente in cambio, solo che gli dice una cosa, però dimorate nel mio amore. Cioè restiamo in questo amore, non andiamo a cercare altri amori, non andiamo a cercare altri interessi, non andiamo a cercare altre situazioni che ci facciano stare bene. Quello che dovrebbe riempire la nostra vita, quello che ci dovrebbe far stare bene, è il nostro rapporto d'amore che abbiamo con Dio. Non abbiamo bisogno di cercare fuori qualcosa che ci faccia stare bene. Purtroppo molti deviano da questo, non rimangono nel suo amore, non dimorano nel suo amore e automaticamente vanno a cercare l'amore di qualcos'altro o di qualcun altro. E quando si cerca l'amore di qualcos'altro o di qualcun altro, inevitabilmente si finisce per soffrire. Amen. Questo è scritto. Non è che è scritto sulla Bibbia, ma è scritto proprio che tutti quelli che rinnegano l'amore di Dio, che si allontanano dall'amore di Dio o che non ricevono l'amore di Dio, comunque sia, vanno a cercare qualcosa che alla lunga li farà soffrire. Perché? Perché tutto quello che c'è in questo mondo, inteso come società, non porta benefici, porta solo disperazione. Anche l'amore di una donna, l'amore di un uomo, che noi tanto ricerchiamo sempre spasmodicamente, soprattutto quando siamo giovani, potrebbe farci soffrire. E molti possono essere testimoni di quanto hanno sofferto per amore di qualcun altro. L'amore per le cose potrebbe farci soffrire. L'amore per la natura potrebbe farci soffrire, ma la natura non parla, ma la natura a volte scompare. E quindi quando quella cosa non c'è più, cosa facciamo? Soffriamo. Ma l'unico punto fermo, l'unico punto fisso nella nostra vita è l'amore di Dio. Quello non scompare mai, quello non si allontana mai, quello non cambia mai, perché Dio è amore. Amen. Detto questo, riparla appunto con i suoi discepoli e dice che con loro poteva parlare liberamente e tutto ciò che conosceva e pensava lo affermava, lo diceva, lo condivideva con loro. È per questo che li chiamava amici, perché un padrone non condivide le cose con i suoi servi. Uno che ha un servo non condivide le cose, ma uno che è un amico parla con lui liberamente. E vedete, lui stava rivelando loro la volontà di Dio. E voi direte, ma come facciamo a conoscere tutta la volontà di Dio? È vero, tutta la volontà di Dio non la possiamo conoscere appieno. L'Apostolo Paolo dice che in parte conosciamo, ma un giorno conosceremo appieno. Ma la volontà segreta di Dio non la possiamo conoscere. Però lui rivelava loro tutta quella che era la volontà riguardo alla salvezza, riguardo a come ci si deve comportare, riguardo a come loro dovevano vivere la loro vita e dovevano sapere che cos'era la redenzione dell'uomo. E lui stava condividendo questo, tutto quello che Gesù ha fatto
parlava tranquillamente di affermare come l'uomo non poteva vivere senza Dio, come l'uomo aveva bisogno di Dio, come l'amore era fondamentale per loro. Infatti inizia: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Questo è importante, e questo è quello che lui stava condividendo, e lo stava condividendo non perché gli piaceva condividere semplicemente questo, ma perché questa era la volontà di Dio, e lo dice chiaramente. Quindi non è un optional il fatto che noi siamo chiamati ad amarci, è la volontà di Dio. E se vogliamo piacere a Dio, dobbiamo fare la sua volontà. Questa è una condizione. E fare la sua volontà implica il saperci amare, il saperci perdonare, il saperci sopportare, il saperci incoraggiare, il saperci veramente accogliere. E Gesù questo faceva con i suoi amici. Amen. Vedete, possiamo quindi dire che gli amici di Gesù sono quelli che dimorano nel suo amore e che fanno la volontà, giusto? Allora dice: siete veramente miei discepoli se fate le cose che io vi comando, siete veramente miei amici se ubbidirete la mia parola, siete veramente quello che io sto affermando se voi farete. Poi Gesù, visto che parliamo degli amici, ci aveva anche lui delle simpatie, perché c'aveva tanti discepoli, non c'erano solamente i 12 apostoli. Se noi leggiamo la scrittura vediamo che a un certo punto addirittura ne manda 70 in missione, no? Li manda a predicare il Vangelo. Poi leggiamo più attentamente e vediamo che c'aveva questi 12 chiamati gli apostoli che erano sempre con lui, che lo seguivano e lo hanno seguito per 3 anni e mezzo, ma in mezzo a questi 3, a mezzo a questi 12, ne aveva 3 che erano ancora più vicini a lui, ed erano Giovanni, Pietro e Giacomo. E tra questi 3 c'aveva ancora il suo preferito, e chi era? Giovanni. E questo lo possiamo comprendere perché Giovanni lo troviamo con il petto, con la testa sul petto di Gesù quando sono all'ultima cena. E io non credo che sia possibile, se non c'è confidenza, se non c'è una relazione d'amicizia vera, se non c'è amore, mettere il petto mettere la testa sul petto di qualcuno quando siamo a cena, no? Non è che voi andate a cena e improvvisamente avete uno a fianco, pum, ci metti la testa sopra. Ciao, dimmi, cosa mi stai dicendo? Che bello che sei. E gli fai i complimenti, no? E c'è qualcosa di strano. Invece Giovanni aveva questo, osava fare questo, perché c'era un rapporto intimo, di un'amicizia intima. Poi Giovanni lo troviamo ai piedi della croce, quando Gesù sta morendo, ed era l'unico che era rimasto. E Gesù gli dice alla madre: questo è tuo figlio e questa è tua madre, prenditi cura di lei. Quindi gli affida sua madre. Guardate che grande responsabilità aveva Giovanni, ma perché? Perché Gesù aveva conosciuto il cuore di Giovanni e sapeva che si poteva affidare di lui, che era veramente un suo amico, che gli è stato al fianco, che lo aveva veramente seguito. Però torniamo a questi 3 che erano i più vicini. Vedete, quando si è amici di Gesù si fanno delle esperienze straordinarie, e infatti loro 3 furono con Gesù sul monte della trasfigurazione. Sapete cosa successe sul monte della trasfigurazione? Gesù, si dice, fu cambiato, divenne luminoso. Insieme a Gesù apparvero Elia e Mosè, discutevano, e loro 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, ebbero il privilegio di vedere Gesù trasfigurato, cioè ebbero il privilegio non soltanto di vederlo nella sua forma umana, ma ebbero il privilegio di vederlo nella sua forma divina, perché lì la gloria di Dio aveva avvolto Gesù, e Gesù non era più semplicemente Gesù, era il Cristo che loro stavano aspettando. È stata una rivelazione straordinaria. Essere amici di Gesù, essere nel cuore di Cristo, essere vicini a Lui, vuol dire anche fare delle esperienze straordinarie. Lui ci vuole fare comprendere chi è veramente, e questa esperienza straordinaria è possibile solo e semplicemente se siamo amici di Gesù. Amen. Non si è fatto vedere dagli altri in quel modo, si è fatto vedere dai suoi intimi amici. Allora, quando noi vogliamo conoscere Gesù in intimità, dobbiamo diventare suoi amici, dobbiamo passare del tempo con Lui, non dobbiamo mai abbandonarlo. Loro lì ebbero un'esperienza straordinaria, ma sempre loro 3 li ritroviamo a fare i lazzaroni. E Gesù ci concede anche quello quando siamo suoi amici. Vi ricordate quando è andato a pregare nell'orto del Getsemani e loro dovevano stare lì a pregare? E invece di pregare che cosa fecero? Si annoiavano, dormivano. Cioè lui stava lottando: Signore, per favore, se è possibile, allontana da me questo calice, fai che posso trovare trova un'altra soluzione per salvare tutta sta gente, per favore. Stava litigando col padre. E invece di soffrire con lui, loro dormivano. E Gesù quando li vede dice: caspita ragazzi, però,
Una cosa avevo chiesto, di darmi una mano a fare il trasloco, no, questo ve lo chiederò dopo. Una cosa avevo chiesto, di vegliare con me, non siete capaci di vegliare neanche un'ora. Però non è che gli disse, non siete degni, fate pietà, fate pena. Noi dice, dai ragazzi andiamo, tanto ormai la decisione è presa, accompagnatemi, torniamo giù. E li ha presi ed è tornato giù con loro, in segno di grande amicizia. E questi erano i tre apostoli. Ma poi c'è un altro amico di Gesù, e voglio dimostrarvi come il sentimento di amicizia che Gesù aveva era vero, era genuino, e si poteva sempre fare affidamento su di lui. Vi ricordate Lazzaro? Gesù era amico di Lazzaro. Lazzaro muore, 4 giorni nella tomba, e guardate che cosa dice. Giovanni 11:11. Così parlò, poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Il nostro amico Lazzaro. Lazzaro era morto, ma lui lo stava andando a svegliare. E questo ci spiega come la morte stessa non possa mai spezzare il nostro legame con Cristo. Il nostro legame di amicizia con Cristo non può essere spezzato dalla morte. Perché anche in quella straordinaria occasione Gesù dice, quello è mio amico, io sono con lui, adesso vado a svegliarlo, vado a prendermi cura di lui nonostante tutto. E quindi sappiamo che lui si prenderà cura di noi in ogni situazione, e anche nel caso più tragico lui sarà con noi. Perché? Perché è nostro amico. Gesù era amico di questi tre, era amico dei suoi 12, era amico di Giovanni, era amico di Lazzaro, ma Gesù era anche amico dei bambini. Anche se non dice che era amico dei bambini, però lui stava coi bambini, gli piaceva stare coi bambini. Oggi abbiamo visto come i bambini imparano in fretta che Gesù è il loro amico, che Gesù è una persona da amare. Poi Gesù si dice fosse amico dei pubblicani, o meglio, gli altri dicevano che era amico dei farisei, dei pubblicani, cioè dei peccatori, di coloro che non amavano Dio. E anche in questo caso non è Gesù che ha detto loro sono miei amici. Dicevano, ma come, costui esattamente dice, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono, ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Le persone più disprezzate potevano trovare in Cristo risposte. Gli altri disprezzavano Cristo dicendo che era amico dei peccatori, ma lui in realtà non era amico perché condivideva le loro stesse cose, le loro stesse passioni, lui era amico perché poteva parlare loro della salvezza. Era amico perché quando stava con loro e non si vergognava di stare con loro, li presentava la salvezza. Vi ricordate Zaccheo? Zaccheo era un capo dei pubblicani. I pubblicani erano gli esattori delle tasse, quelli di Equitalia, tanto per intenderci, che quando ti arrivano alla porta la prima cosa che vorresti fare è far mulinare il braccio e darglielo più forte che puoi, quando te lo vedi lì con una bella tassa esattoriale. Invece Gesù era amico di Zaccheo, condivideva con Zaccheo, e quando Zaccheo ha visto Gesù, Gesù l'ha guardato e ha detto, cioè, scendi giù che oggi vengo a mangiare a casa tua. Era sull'albero, Zaccheo era un uomo piccolino. Scendi giù che oggi vengo a mangiare a casa tua. Quando è entrato a casa Gesù ha detto, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quindi lo scopo di Gesù era sempre quello di portare salvezza, di portare speranza, e la gente ha frainteso. E lo scopo che noi dovremmo avere è quello di, come Gesù, portare salvezza e portare speranza. Solo che la gente a volte fraintende il nostro parlare, fraintende il nostro comportamento. Ma noi dobbiamo avere solo uno scopo, quello di seguire Gesù. E come Gesù, avere degli amici ai quali poter parlare della gioia di conoscere Cristo. Amen. Quanti amici abbiamo ai quali non abbiamo ancora testimoniato? Quanti amici abbiamo ai quali invece abbiamo testimoniato ma non hanno ascoltato? Hanno avuto paura di ascoltare, paura di cambiare. E allora che cosa facciamo? Magari li abbandoniamo. Mai abbandonare gli amici, hanno bisogno di ascoltare il messaggio della salvezza. Noi non eravamo migliori di loro, ma abbiamo ricevuto una grazia per la quale possiamo oggi condividere questo amore di Cristo con tutti coloro che ancora non lo conoscono. Amen. Gesù era amico. Gesù aveva degli amici. E vedete, potremmo parlare a lungo degli amici di Gesù, potremmo parlare a lungo di quello che lui diceva e faceva con i suoi amici. Però faccio una riflessione. Un amico è anche quello che c'è sempre, o no?
su cui possiamo contare sempre. Chi ha un amico vero? Chi ne ha cinque? Un amico è uno che c'è sempre, uno che quando fai qualcosa che non va ha il coraggio di dirtelo, che quando ti fa piangere per il tuo bene, che quando ti dice le cose è semplicemente per farti vedere la parte oscura che tu non vedi. A volte noi ce la prendiamo, ma se uno ti vuole veramente bene è giusto. L'amico c'è sempre e Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ecco il senso di amicizia. Noi possiamo sempre contare sull'amicizia di Gesù, perché lui lo ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Qualcuno che non conosce la storia potrebbe dire: sì, ma lui è morto e cosa fa? No, lui era morto, ma è anche risuscitato ed è vivente ed è l'unico che può ascoltare le nostre preghiere. La differenza tra coloro che credono nel vero cristianesimo e in una religione è proprio questa: che per noi Cristo è vivo, che per noi Cristo è risuscitato, è vivente e adesso siede alla destra del Padre, vivo, e noi possiamo parlare con Lui, possiamo chiedergli con Lui, perché non è un Dio morto, è un Dio vivo, è per quello che abbiamo questa fiducia che Lui ci può ascoltare, perché è vivente. E Lui ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Significa che in ogni momento noi possiamo contare sulla sua amicizia. Significa che in ogni momento, sia nel dolore, sia nella disperazione, sia nella gioia, noi possiamo contare sulla sua amicizia, perché Lui ha promesso di essere con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, cioè fino alla fine dei tempi, o comunque fino alla fine della nostra vita terrena. Lui è al nostro fianco, e quando sarà finita questa vita terrena, Lui sarà ancora con noi, ma saremo noi al suo fianco, perché noi saremo alla sua presenza. Amen. Questo è quello che stava dicendo. E poi come si fa tra gli amici? Ci si confida, si piange, si ride, ci si consiglia, si sta insieme, c'è intimità, c'è protezione, c'è stima, c'è rispetto. Tutto questo è possibile tra due uomini, è possibile anche con Gesù. Lui è l'amico fedele, dice la Scrittura. Lui è l'amico che non deluderà mai. Gli uomini ci potranno deludere, anche nelle migliori amicizie a volte si possono ricevere delusioni. Visto che avete tutti grandi amici, ma avete avuto qualche delusione dagli amici? Allora, quelli sono sempre gli stessi o erano altri? Mi state confermando che gli uomini ci possono deludere, che gli uomini possono venire meno, perché siamo uomini, ma l'unico che non viene mai meno, l'unico che non delude mai è Gesù. Ecco perché è importante essere amici di Gesù, ecco perché è importante condividere il cuore di Gesù. Dobbiamo scegliere a volte di chi vogliamo essere amici. Non tutti gli amici sono buoni, non tutti gli amici sono onesti. Noi dobbiamo saper scegliere di chi vogliamo essere amici. E scegliere di essere amici di Gesù comporta anche una responsabilità. Posso permettermi di dirvi quale responsabilità comporta? Quanti hanno scelto o vogliono scegliere di essere amici di Gesù, cioè di avere un amico col quale poter confidare, di avere questo amico meraviglioso? Io voglio essere amico di Gesù. Voi avete scelto di essere amici di Gesù? No, fatemi vedere chi ha scelto di essere amico di Gesù. Così così tu, sì, dai. Fai uno sforzo, diventa amico di Gesù. Ti invito a diventare amico di Gesù. Gloria a Dio. Oh, adesso vi dico una cosa però, attenzione. Guardate cosa dice Giacomo, eh. Nel caso noi avessimo scelto di essere amici di Gesù, e quindi amici di Dio, Giacomo in 4, verso 4, Giacomo 4, versetto 4, ci dice: non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi credo che sia importante scegliere gli amici giusti, credo che sia importante scegliere gli amici veri, ma credo che sia molto importante sapere che se noi abbiamo scelto di essere amici di Gesù, non possiamo essere amici del mondo. Lo dice l'apostolo Giacomo, il fratello di Gesù, e quindi questa è la parola di Dio, e noi dobbiamo saperle queste cose, perché se diciamo: ah, Gesù è il mio Salvatore, Gesù è il mio Signore, Gesù è il mio amico, io ho intimità con Lui, io gli confido tutto, io gli parlo liberamente di tutti i miei problemi, io piango con Lui, io mi sfogo con Lui, io so che Lui mi ascolta, Lui ha promesso di essere con me tutti i giorni, Lui è al mio fianco, Lui mi accompagna, Lui mi sostiene, ho fatto una scelta. Ma la scelta comporta due strade: una di essere amico di Gesù, una di essere nemico del mondo. Lo dice Giacomo, perché chi è amico del mondo non può essere amico di Dio.
perché il mondo ha tutti dei valori, ha tutti dei principi, ha tutte delle concezioni, ha tutti dei parametri diversi e lontani da quelli che sono i parametri e i principi di Dio. Amen. Ecco perché è importante sapere di chi vogliamo essere amici. Ecco che è importante sapere che se la nostra scelta è caduta sul fatto di essere amici di Gesù, dobbiamo allontanarci dalle amicizie, non amicizie fisiche, ma dalle amicizie, dalla conduzione che di questa società, di questo mondo. Perché? Perché fanno a pugni. I nostri valori non possono essere uguali a quelli di questo mondo. E non sto parlando delle persone, sto parlando della società. Cioè, noi abbiamo dei valori che devono assolutamente essere diversi, che ci devono contraddistinguere, perché altrimenti che differenza c'è fra coloro che hanno per amico Gesù, che hanno creduto in Gesù Cristo, che hanno Gesù come Signore, e quelli che non lo hanno? Se pensiamo come loro, se parliamo come loro, se ci comportiamo come loro, se condividiamo tutto quello che loro condividono. Qual è la differenza? Perché siamo cristiani? Il cristiano è qualcuno che fa la differenza, il cristiano è qualcuno che parla in nome per conto di Gesù Cristo, il cristiano è qualcuno che ha Cristo nel suo cuore e vive con Cristo. Questo è il cristiano. Ma se noi diciamo di essere cristiani e poi facciamo le cose che si faceva prima, e l'ho detto venerdì e lo ripeterò alla nausea, come facciamo a dire di essere cristiani, cioè aver accettato Gesù Cristo come nostro Salvatore, Signore e guida personale? Cioè, come facciamo a definirci autentici discepoli di Cristo se non facciamo quello che Lui ci ha comandato? Dimorate nel mio amore, voi siete veramente miei amici se fate le cose che io vi comando. Amen? Voi siete veramente miei amici se fate le cose che io vi comando. E Gesù ci comanda un sacco di belle cose. E subito dice di amarvi gli uni gli altri. Che bel comandamento questo. Ma perché è così difficile a volte amarsi? Perché è così difficile comprendersi? Perché è così difficile lasciar perdere a volte un'offesa per amore? E invece siamo sempre lì, aspetta. Così quando incontro Simone, questo qua, perché c'ho quello? Ah, è Simone, ci scrivo anche Simone sotto. Così quando incontro Simone non posso far altro che disprezzarlo, che odiarlo, che avere un risentimento nei suoi confronti, invece di amarlo come mi è stato insegnato. Non importa quello che Simone mi ha fatto, importa quello che io faccio a Simone. Sapete, c'è una grande differenza. Simone può fare, Simone perché è il primo che trovo qui davanti, lui è anche un bravo ragazzo, non farebbe male una mosca. Forse. Ma non importa quello che Simone fa a me. Importa quello che io faccio a Simone. Non importa se Simone mi offende, sono io che lo devo perdonare. Non importa se Simone mi ferisce, sono io che lo devo amare. E questo cambia tutto il nostro rapporto, perché lui a un certo punto la finirà, perché sarà scoraggiato, dice: ma questo è un tamburo, ti tiro addosso le palle e continuano a rimbalzare. Che cos'ha lui di così diverso? Ed ecco che le persone sono attratte dall'amore che ci portiamo gli uni gli altri. Questo significa essere fratelli, ma questo significa soprattutto essere amici di Gesù, perché mettiamo in pratica quello che Gesù ci ha detto. Amen. Ci alziamo in piedi. Sto giocando a nascondino, avevo perso l'acqua. Allora abbiamo visto i bambini, che loro sono amici di Gesù, diciamo per natura. Qua è successa confusione, se non cantate fa niente, basta che musicate. Io non so se sono riuscito a trasmettervi il sentimento che Dio ha messo nel mio cuore, però vorrei farvi seriamente una domanda. Due. Ma siamo veramente amici di Gesù? Perché se siamo veramente amici di Gesù dobbiamo aver fatto quella scelta. Non possiamo essere amici di Gesù e amici di questo mondo. Il mondo passa via e non si sa poi che cosa resti. Ma Giovanni è chiaro. Non sapete che l'amicizia del mondo
è inimicizia contro Dio, l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Noi dobbiamo saper scegliere i nostri amici, è vero o no? E se abbiamo scelto Gesù come amico, come uno dei nostri amici, poi lui è il più fedele, allora dobbiamo sapere che a lui non piace se noi siamo amici di qualcosa che ci porta lontano da lui. Allontanarsi da Cristo, allontanarsi dalla fede è una cosa così semplice a volte. Basta avere le amicizie sbagliate. Basta avere coloro che anziché incoraggiarti ti iniziano a mettere dubbi, iniziano a parlarti subdolamente, così come il serpente antico ha fatto con Eva. Ti insinua delle cose, ti insinua delle mezze verità, e questo non fa altro che portarti lontano da Cristo. Ma Cristo è lì con te. Cristo è il tuo vero amico, è al tuo fianco. Non ti vuole lasciare. Quindi siamo veramente amici di Gesù? Questa è la prima domanda che vorrei porre a me stesso. Se qualcuno viene e ti inizia a sussurrare, c'è qualcosa di meglio che ti aspetta. Potrai divertirti come un pazzo, ridere, scherzare, bere, mangiare, che il fegato ti scoppia. All'infinito ci sono un sacco di uomini per una donna che lo aspettano, un sacco di donne per un uomo che lo aspettano. La domanda è: quando tutto questo finirà, perché finirà, che cosa avanza? Avanza la cenere. Avanziamo noi, derelitti, che abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano per rialzarci, come a me prima. Siamo veramente amici di Gesù? La seconda domanda è: non ti piacerebbe diventare amico di Gesù? Prova a pensarci. Un amico che non ti deluderà mai. Un amico al quale potrai raccontare tutto, dirgli tutto, aprire il tuo cuore a 360 gradi. Non ti giudicherà mai. Un amico che ti comprenderà sempre. Un amico che ti amerà comunque vadano le cose. Prova a pensare se questo non è il prototipo di amico ideale. Un amico che quando cadi ti prende per mano e ti rialza. Un amico che quando ti fai male è subito pronto a consolarti, a fasciarti, a dirti: coraggio, io sono con te, te l'ho promesso, non ti voglio abbandonare, io sono con te, ti incoraggio a rialzarti, a continuare il cammino, io ti sostengo, io voglio darti la forza, io ho fiducia in te. E anche quando tu mi tradirai, quando tu parlerai male di me, anche quando tu mi rinnegherai, io per certo ti dico una cosa: sono con te. Io non ti tradirò mai. Io non ti deluderò mai. Non è bello avere un amico così? Farsi le confidenze, gridare a lui e dire: non ce la faccio più! Mi sono rotto di tutti questi problemi. Cerca di intervenire, perché altrimenti qua è un macello. E lui dice: calmati, arrivo, ma anche se tardo aspettami, perché per certo io verrò. Calmati, sto arrivando, non ti preoccupare, non farti prendere dall'ansia. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non ti preoccupare di quello che ci sarà fra un mese, fra una settimana, neanche domani, perché il domani non ci appartiene, ci appartiene il presente, se tutto va bene. Il domani non ci appartiene. Io voglio prendermi cura del tuo presente e voglio che tu possa essere felice in questo momento. Perché io sono con te comunque vadano le cose. Amen. Mentre adoriamo il Signore, prova a farti questa domanda. Ma io sono amico di Gesù o sono amico di questo mondo? E poi, se non ti sei risposto affermativamente, prendi una decisione saggia. E saggia è questa decisione. Prendi la decisione di diventare amico di Gesù oggi. Ho detto, il domani non ci appartiene, oggi il presente ci appartiene. Quello che possiamo decidere in questo momento, non possiamo decidere per il domani, per il futuro, anche se facciamo tutti dei progetti e sono giusti, anche se pensiamo cosa dobbiamo fare. Io ho un'agenda che ho calendarizzato fra un anno, quindi ho appuntamenti già calendarizzati fra un anno, ma chissà, l'anno non mi appartiene, mi appartiene questo momento. Finché sono qui io ci sono.
E finché sono qui, io ci sono, posso prendere delle decisioni. E la decisione più saggia è diventare amico di Gesù. Invitarlo a diventare nostro amico, accettarlo nel nostro cuore, condividere con Lui i nostri pesi, le nostre sconfitte, le nostre frustrazioni, il nostro dolore, la nostra passione. Tutto questo è possibile, ed è possibile farlo oggi. È possibile farlo ora. Il domani non ci appartiene. Ora, se udite la mia voce, dice il Signore, non indurite il vostro cuore. Ora è il tempo della salvezza. Ora è il tempo delle decisioni. Non domani, non dopo. Ora. Ora, adesso. Apri il tuo cuore e invita Gesù a fare amicizia con te. Amen. Adoriamo il Signore. Se qualcuno volesse fare questa scelta, molto timidamente, molto coraggiosamente, molto fortemente, spinto, aiutato, fate voi, però può venire qui davanti e dire: io oggi decido di essere amico di Gesù, io oggi decido che la mia vita deve essere vissuta con Lui, deve essere accompagnata da Lui, io oggi decido che posso gridare a Lui, prendermela con Lui, parlare con Lui ed essere aiutato da Lui. Oggi io sto decidendo questo. Puoi venire qui davanti, qualcuno pregherà per te, e mentre noi adoriamo il Signore.